Volete riscoprire il profumo invitante di piatti semplici e gustosi e l'aroma intenso e travolgente di un buon bicchiere di vino? Allora venite con me alla Taverna Mastaniello. Entriamo in cucina e vediamo un po' che cosa preparano i nostri chef quest'oggi. Viviamo insieme proprio la trasgressione culinaria della Taverna Mastaniello. Con lo chef che cosa ci prepara oggi? Oggi prepareremo il nostro cappellaccio con un ripieno di baccalà e calamaro, con un fondo di pomodori secchi, olive nere, pinoli e rondelle di calamaro. Adesso procediamo con la preparazione del nostro raviolo. Lavoriamo quindi la pasta fresca. Sì, la pasta fresca preparata semplicemente con uova e farina, un pizzico di sale e un filo d'olio. E poi utilizziamo le formine. Sì, con il coppapasta cerchiamo di farci tutti dei cerchietti della stessa misura, per poi preparare i due dischetti che entra uno sopra e uno sotto con il nostro ripieno all'interno. Intanto prepariamo il ripieno dei nostri cappellacci. Sì, sfilettiamo con cura il baccalà, facendo molta attenzione a non rimanere alcuna spina all'interno. Poi prendiamo delle teste di calamaro. Sì, le sminuzziamo sempre molto finemente. Li dobbiamo mescolare insieme. Sì, adesso diamo anche una passatina al nostro baccalà. E dopo che verrà condito con un po' di sale e un po' di pepe e un filo d'olio. Adesso andiamo a riempire i cappellacci. Sì, con il nostro preparato. E dopo facciamo molta attenzione nel momento in cui li chiudiamo per cercare di non farli fuoriuscire nel momento della cottura. Quanto tempo devono cuocere? Ma massimo 2-3 minuti, visto che essendo di pasta fresca è una cottura molto veloce e molto pratica anche per noi ristoratori, che bene o male si sa, cioè alla fine, soprattutto in fine settimana, cioè c'è molto caos, è un piatto bello veloce da proporre e anche molto gustoso. Ci accingiamo adesso a preparare un ottimo sugo. Sì, un sugo molto facile da preparare, veloce e anche gustoso naturalmente. Allora, che cosa utilizziamo? Allora, principalmente dell'aglio fresco. Cerchiamo di tirarlo il più sottile possibile in modo da poterlo lasciare anche nella nostra preparazione e non disturbare evidentemente il cliente con il sapore eccessivo di aglio. E per renderlo poi ancora più appetitoso? Ancora più appetitoso ovviamente non può mancare un pizzico di peperoncino. Ecco, lo rendiamo piccante. Anziché spruzzatina, abbondante olio, perché si sa, nella ristorazione l'olio è quello che fa la differenza. Lasciamo dunque rosolare per qualche minuto. Sì, il nostro fondo, e dopodiché aggiungeremo pomodori secchi, olive e pinoli. Un profumo buonissimo. Sì, si sa, l'aglio col piccante è l'effetto giusto. Ecco, allora adesso dove poggiamo i nostri pinoli, poi abbiamo... Dopo che abbiamo rosolato il nostro fondo con un bel trito che abbiamo detto già prima di olive, pinoli e pomodori secchi, aggiungiamo nel nostro fritto, in questo modo. Lasciamo rosolare anche il nostro trito per aggiungere alla fine le nostre rondelle di calamaro. Buonissime, buonissime, che profumo!
Adesso cosa aggiungiamo? Aggiungiamo un goccetto di acqua di cottura direttamente dal nostro cuocipasta per far sì che viene insaporito il tutto insieme. Che fine facciamo fare i nostri cappellacci? Sì, alla fine della nostra preparazione ci accingiamo a cuocere la pasta e una spruzzatina di prezzemolo nel nostro sughetto. E voilà! Un'atmosfera assolutamente piacevole, accogliente, quella della Taverna Mastaniele. Sono arrivati i nostri piatti. Eccoli pronti. Beh, allora buon appetito. Lo chef già, ti ha già illustrato la ricetta, bisogna solo gustarli a questo punto. E poi dobbiamo invitare tutti a venire qui. Certamente, quello è prioritario, a parte che i nostri amici già sanno dove trovarci. Buon appetito. E voi siete assolutamente disponibili ad accoglierli e accettarli, perché sono sempre amici che ci vengono a trovare. E briosi. Ok. Un primo invitantissimo. Buon appetito. E dopo questo primo buonissimo, adesso andiamo a preparare il secondo, quindi seguitemi ancora. La Taverna Mastaniele è famosa soprattutto per i suoi secondi. Cosa prepariamo adesso? Oggi ci accingiamo a preparare bastoncini di tonno in tempura con purea di ceci. Andiamo. Cosa versiamo? Per la preparazione della tempura ci serve un vino rosso frizzante. Aggiungiamo del sale e un pizzico di pepe. Quindi anche piccante. Ma leggermente, rispetto al nostro primo, qualcosina in meno. Vabbè, questo deve dare brio, assolutamente. Altrimenti andremo a perdere il gusto del pesce. Quindi mescoliamo. Aggiungiamo alla fine la farina. Dobbiamo creare tipo una pastella, ma deve essere leggermente più fine, più sottile e molto più liquida rispetto alla nostra pastella che si conosce tradizionalmente. Ecco, ci siamo quasi. Sì, adesso facciamo rosolare per bene il nostro aglio e alla fine aggiungiamo i ceci, dopodiché li frulliamo per crearci la nostra purea per sotto i bastoncini. E aggiungiamo anche quelli briosi. Pronto per tagliare il tonno? Sì, nell'attesa che i nostri ceci diventano a purè, ci prepariamo i bastoncini di tonno. Cosa mixiamo? I nostri ceci che abbiamo messo a rosolare insieme all'aglio e l'olio. I ceci sono pronti, il tonno c'è? Sì, adesso ci accingiamo a friggere i nostri bastoncini di tonno. Adagiamo quindi nella friggitrice il tonno, prima lo impastiamo un po'. Sì, nella nostra tempura. Ed ecco, che frigge. Quanto tempo deve friggere? Ma massimo 2-3 minuti, il tempo di farlo dorare. Antonio, qual è la caratteristica locale? Del nostro locale? La semplicità delle cose, però ci ritroviamo lo sfizio, vedi, di preparare qualche piatto pure un po' particolare. Noi eravamo partiti per fare una cucina classica napoletana, però trovando le persone adatte che poi ci consigliano, come il nostro chef Francesco, l'aiuto di mio figlio Alfonso, ci permettiamo il lusso di proporre qualche cosina di diverso, nulla di particolare mai. E io voglio gustare subito. E ancora una volta buon appetito.
un tonno in tempura davvero chef, solo qui da Mastaniello. È dolcissimo in fondo, ci vuole un amaro. Questo è uno sfusato caratteristico del nostro territorio, classica mela annurca, che non propongono tutti quanti, ma un digestivo molto molto saporito. E dopo l'amaro vi saluto dolcemente dalla taverna Mastaniello, vi aspetto alla prossima puntata.